Allora, buonasera. Stasera siamo con la DC Comics. Vabbè, questa è un'occasione per chi l'avesse persa, gli do l'annuncio, ma insomma, vari altri canali ne hanno parlato, ma ovviamente se andate in edicola per 2,99 sta cosa qui non fatevela sfuggire. Batman Hush parte 1, sempre la Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Panini, che è ovviamente colei che gestisce i diritti della Marvel e della DC in Italia, DC Comics, Panini Comics, Gazzetta dello Sport, e c'è anche il Corriere della Sera. Ma sì, anche il Corriere della Sera, che perché no? Why not? Ci siamo un po' tutti appassionatamente, però questa uscita ora non ho conservato. Io in realtà non faccio quelli che si chiamano unboxing, perché ovviamente portare sto cartone a casa, io arrivo in edicola e lo scarto e butto subito il cartone nel primo cestino che trovo, anche perché poi mi tocca portarla a casa, scartarlo, e quindi poi andare in giro con questa cosa, doveva andare al lavoro, non poteva andare in giro con questa mappazza di roba, e quindi poi l'ho infilato in cartella. Ovviamente, e bellissimi disegni, cioè bellissima, bellissima, per 2,99 non me la fate sfuggire, so, per chi ha, ma anche per chi non ama, so. Di solito io non sono una grande appassionata di DC Comics, sono più marveliano, però ovviamente Batman è Batman, quindi cosa vogliamo dire? Il Cavaliere Oscuro, qui in splendida forma, disegnato da Jim Lee e storia di Jeff Loeb con Scott Williams. No, faccio vedere questi disegni, che ovviamente c'è una splendida Catwoman, bellissima, cioè qui siamo ai livelli del capolavoro, tavole spettacolari. Ma io non è che vi dico fate un po' come vi pare, ma insomma, a questo punto, quando un qualsiasi Bonelli vi costa 4,40 euro, questa 2,99 euro, anche se non prendete l'altro volume, comunque avete comunque un pezzo di storia spettacolare. Gli altri usciti, poi ci sono anche il portfolio extra, guardate i disegni di Jim Lee, guardate lo spettacolo, insomma io. Volete farvi sfuggire sta roba, fate voi, però ovviamente per 2,99 sono veramente, secondo me, ben spesi. E faccio questo, beh, qui c'è, non vi spoiler il finale, ci sono, cioè ovviamente la storia di Batman, l'inizio della leggenda, insomma si parla, ovviamente ci sono vari approfondimenti, alla fine Davide Morando, vabbè, si parla della nascita di Batman, eccetera, eccetera, vabbè, penso cose abbastanza ovvie e scontate, almeno. Poi ci sono ovviamente gli autori, Joseph Loeb e Jim Lee, che sono ovviamente degli autori degli anni, insomma, secondo me uno dei Batman migliori, insomma, come disegni sono spettacolari. Oh, vi faccio vedere alcune tavole. Ovviamente secondo me molto migliori della roba che c'è in giro. Batman comunque si conserva sempre su un buon livello. Io ho preso i primi 10 numeri del nuovo Batman, ma poi ho lasciato perdere perché insomma, costa comunque 5 euro a questo punto. Vabbè, 5 euro rispetto alla bonifica, cioè tutto torna, nel senso c'è, cioè, però. Poi molto bella questa storia, ci sono i flashback che si riconoscono ovviamente da questi disegni inchiostrati in bianco e nero, cioè non è che sono in bianco e nero, ma acquarellati, in cui Bruce Wayne ricorda la sua infanzia con il dottore che poi gli salverà la vita, Tom, che è un suo amico di infanzia. Poi ovviamente si riparte, ovviamente, come tu, cioè è una sorta di rinizio, si riparte con la narrazione da parte del maggiordomo, che si chiama Alfred Pennyworth, che è inglese ovviamente, maggiordomo inglese, fa sempre, maggiordomo inglese, ragazzi, chi c'era il maggiordomo inglese? Batman e pochi altri sono rimasti ad avere un maggiordomo inglese di nome Alfred. Mi ricordo i vecchi telefilm degli anni 60, Batman con la mitica sigla, vabbè, insomma, noi siamo cresciuti con questa roba qui. Non la vorrei fare troppo lunga, nel senso, dicevo, Jim Lee è bravissimo, so, qui ci sono delle scene cinetiche, dinamiche, spettacolari, tutte a colori. L'incontro ovviamente con Superman,
Superman che lo incontriamo ovviamente al Daily Planet, bacio spettacolare tra Batman e Catwoman, quindi qui siamo ai vertici del capolavoro, quindi per 2,99 euro andate in edicola e chiedete subito al vostro edicolante di fiducia. Faccio tipo pubblicità, ma io non mi guardate anche queste, no, queste scene acquarellate in cui due Batman e il suo amico incontrano Lanterna Verde. Perché ovviamente c'è una trasferta di Batman nella città di Superman, insomma, vabbè, l'incontro, scontro Batman-Superman, poi c'è anche Harley Quinn nel finale, ma cavolo, è spettacolare, io, che vi sto a dire, insomma, che ve sto a dire a fa, che ve lo sto a dire a fa, secondo me questo vale la strapena di comprarlo, 2,99 euro, fate un affarone. Fate voi, insomma, io non è che sono, cioè, nel senso, ovviamente le storie di Batman e di le ultime uscite della Panini non le sto seguendo, ho seguito qualcosa, ma insomma, avevo iniziato con i numeri di Batman, poi li ho lasciati un po' perdere, perché insomma, perché poi intervallavano, cioè, insomma, un'uscita un po' particolare, quella della nuova uscita di Batman della Panini Comics, che insomma, sta ristampando le storie di Batman in Italia. E poi comunque gli spillati, anche perché poi gli spillati a questo punto si trovano solo in fumetteria, perché pochissime edicole, almeno qui a Firenze, li tengono, perché ovviamente è ormai tutta roba da fumetteria, cioè alcuni di un tempo, sapere, i Batman quando c'era la Corma, ma erano altri tempi, altro mondo, e comunque in edicola trovate, vi permetto, vabbè, di consigliarvi per gli amanti dei fumetti, questo può essere un'occasione. Guardate questo Superman che guarda il tramonto, boh, non so se è un tramonto, disegni di Jim Lee sono spettacolari. L'introduzione di Marco Lupoi, ci sono gli approfondimenti. Allora, John Leeb all'ESA la storia, Matite Jean Lee, Scott William Kine, Alex Sinclair colori, Andrea Renzo lettere. Vabbè, Francesca Argente, Mattia Di Bernardo, Mirko Tommaso, Simmaceo, vabbè, Tommasino traduzione, vabbè, Mirko Tommasino adattamento, eccetera, eccetera. Facciamo anche supervisione USA, perché c'è stata una supervisione USA, l'ho controllato che questo. Mi fa morire la supervisione, dice: cosa avete fatto, italiani? Mangia pizza, suona smandoline. E la supervisione di Bob Schreck, mia Michael Wright e Morgan Donald Dontaville. Ci hanno messo in tre a fare la supervisione, non si sa mai che c'era. Basta, c'è un fumetto, neanche fosse l'Enciclopedia Britannica. Vabbè, no, adesso che giustamente ci tengono al loro supereroe e quindi hanno fatto la supervisione. E va bene, comunque prossime uscite ci sarà ovviamente, però sono previste 6 uscite, Batman Hush parte seconda, ovviamente costerà un po' di più, Superman parte prima, Superman All Star, Superman parte 2, Flashpoint, Batman e Ritorno del Cavaliere Oscuro. Queste sono le uscite previste. Boh, io vedo la seconda, magari la prendo, poi non so se Superman me lo prende, ma magari vediamo, chi vivrà vedrà. Comunque con questo mio annuncio, che non so se vi servirà a qualcosa, comunque 2,99 euro questo, andate, prendetelo. È poco più il prezzo di un caffè e vi portate a casa uno splendido volume, non cartonato, ma insomma, bello, cioè non è uno spillato. Questi della Gazzetta dello Sport sono fatti veramente bene e con questo vi saluto.